accoglienza e miglioramento dei servizi. Voi ieri avete detto sì al piano dell'ANM, che prevede una serie sì. anche diciamo di rincari per quanto riguarda la cittadinanza, dal biglietto ai permessi e la sosta. Secondo lei la cittadinanza l'accoglierà con favore? Allora, anche qui c'è bisogno di un'attenta e corretta informazione. Noi ieri sera abbiamo fatto una delibera fondamentale, che ovviamente deve essere entro fine marzo approvata dal Consiglio Comunale. Delibera fondamentale che ha impedito che noi portassimo i libri in tribunale. Libri in tribunale significa azienda pubblica che fallisce, lavoratori in mezzo a una strada e ci scordiamo il trasporto pubblico nella nostra città. Noi abbiamo dovuto fare i conti con un indebitamento di ANM ereditato pesantissimo e devo dire con una forte riduzione dei trasferimenti regionali. Vedo che il presidente De Luca ogni tanto si prende tanto i meriti di aver salvato l'EAV, ricordo a me stesso che ha avuto 600 milioni dal governo italiano, da Renzi, durante la campagna elettorale per il referendum, dove gli fu promesso anche di fare il commissario per la sanità. In quella delibera noi abbiamo salvato di ieri sera l'azienda tutta pubblica, quindi addirittura opzione 100-100 pubblica, nemmeno 40% sul mercato. Abbiamo salvato il posto di lavoro a tutti. Abbiamo garantito con la ricapitalizzazione e con le risorse che daremo tutti gli anni la possibilità di garantire tutti i diritti maturati dei lavoratori, ma soprattutto consentitevelo l'obiettivo su cui stiamo lavorando da tempo, migliorare finalmente la qualità dei servizi, perché al di là delle proteste sproporzionate, gravi e che non ho condiviso per nulla di questi giorni, che speriamo ci siamo lasciati per sempre alle spalle, noi dobbiamo puntare su quell'azienda dove grazie al nostro lavoro con i fondi europei avremo nuovi autobus, avremo i nuovi treni della metropolitana che si stanno già producendo, perché siamo già nella fase della produzione. Insomma, ci auguriamo che stiamo alla seconda fase, azienda salvata, e adesso il terzo obiettivo, miglioramento della qualità dei servizi, su cui ho bisogno e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. E ovviamente bisogna fare la lotta all'evasione, perché ci sta troppa gente che non paga il biglietto, e ci sta anche da rimodulare le tariffe, che comunque anche con quell'aumento piccolo che ci sarà da qui al 2019 progressivo, rimane comunque la città di Napoli con i prezzi più bassi rispetto a tutte le altre metropoli del nostro paese, non solo del nostro paese. Quindi, come dire, è uno sforzo che dobbiamo fare tutti, la comunità, i lavoratori, i sindacati, la città, il sindaco che si è preso le sue responsabilità. Adesso concentriamoci tutti sul miglioramento della qualità dei servizi, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto alla fine non è che non serve a niente, è servito solo a garantire il posto di lavoro, che comunque è un obiettivo importante, ma non è assolutamente soddisfacente. Sindaco, le deve affrontare? GTP, innanzitutto abbiamo anche lì superato questo momento di crisi per dei pignoramenti, non la sto a fare lunga, c'era stato anche un problema degli stipendi, quindi vicinanza e solidarietà in questo caso chiaramente tutti i lavoratori che saranno lunedì pagati. GTP riprende tra mille difficoltà, ma la cosa più importante è che nelle linee strategiche che ci siamo dati, il nostro obiettivo per fine 2017 la fusione tra ANM e GTP, in modo da fare la grande azienda del trasporto pubblico. Questo è l'obiettivo che noi ci prefissiamo di raggiungere per la fine del 2017. Quindi stiamo mettendo adesso in sicurezza ANM. Messa in sicurezza ANM, si passa al piano industriale di ANM che l'azienda ha garantito di fare. Appena riparte ANM con questa primavera, si lavora, già si sta lavorando, ma si entra nel vivo con GTP, che sta in condizioni ancora peggiori di ANM, e arrivare entro la fine dell'anno alla fusione.